Creatività e innovazione sono le leve di competizione di ogni società, di ogni sistema economico. E creatività e innovazione nascono nel mondo della scuola, nascono nel processo educativo dei giovani. Ed è per questo che le Camere di Commercio italiane, attraverso l'Union Camere, hanno promosso ormai da alcuni anni un importante premio intitolato proprio a Scuola, Creatività e Innovazione, per aiutare il processo educativo dei giovani su questi valori. È un premio attraverso cui alle scuole, ai giovani, si dà l'opportunità di mettersi alla prova, di sperimentare attraverso nuovi punti di vista un processo creativo che poi possa portare alla concreta creazione anche di un'iniziativa economica. Creare impresa è un valore importante nell'orientamento, nel processo di orientamento, e noi vogliamo, come Camere di Commercio, portare questo messaggio nelle scuole. Chissà quante opportunità di nuove idee, di nuove iniziative imprenditoriali potrebbero nascere da questo tipo di iniziativa. Alcune le abbiamo già viste nascere in questi anni. Siamo infatti alla sesta edizione del premio Scuola Creatività e Innovazione e abbiamo visto delle grandi opportunità nascere da questa iniziativa. Opportunità di formazione, opportunità di orientamento anche verso la creazione di nuove imprese. E noi speriamo che queste opportunità possano essere colte in tutto il Paese e possa essere creata anche una rete di scuole e di iniziative che, collegandosi alle nuove scoperte tecnologiche, alle nuove esigenze dei consumatori, alle nuove esigenze dei territori, sappiano interpretare il nuovo e tradurlo in nuova iniziativa economica. È stata senz'altro una cosa molto bella e mi ha fatto anche vedere che è possibile riuscire, se si è tutti sullo stesso piano, di idee, a collaborare e a riuscire a realizzare qualcosa. È stata un'esperienza diversa anche perché è andata al di là della scuola, non era scuola, era un progetto extrascolastico per entrare in una logica diversa della vita e coordinarsi in un gruppo. Innanzitutto mettono a confronto con realtà esterne alla scuola e in particolare si vede come i processi e i progetti intrapresi all'interno della scuola possano essere anche applicati nel mondo reale, non siano solamente comunque un qualcosa di separato. La soddisfazione è quella di vedere il tuo progetto realizzato e poi messo in vendita. Sono sicuro che queste aziende ci continueranno ad aiutare con un occhio diverso, dato che i nostri progetti hanno avuto anche dei risultati. I risultati sono stati letti e visti sui giornali. È una cosa bellissima anche perché poi ci siamo ritrovati a Roma davanti a tanti personaggi importanti, tanti personaggi di spicco, ad essere lì e dire cavolo, ce l'abbiamo fatta tutti insieme e abbiamo realizzato un progetto che non avevo mai pensato arrivasse a questi livelli. Mi ha aiutato ad avere anche più fiducia in me stesso e quindi e anche a capire però quando bisognava cambiare strategia o almeno metodo di approccio. Con la vittoria del progetto anche acquistato autostima, perché ho capito che posso arrivare anche in fondo a cose che all'inizio pensavo non fossero realizzabili. Beh, io senz'altro lo consiglio, anche perché si possono scoprire delle doti nascoste magari di se stessi e anche di gente di cui non si credeva. Il mio consiglio è quello di partecipare il più possibile a concorsi come questo o comunque sia concorsi, esposizioni, mostre, perché sono quelle che ci danno modo di poter esporre e far vedere il nostro nome sulla piazza. E questo è l'unico modo, secondo me, di poter esprimere le nostre nuove idee, perché ci sono bisogno di nuove idee.